Bentrovati con lo spazio dedicato alle nostre pillole formative e informative. Parliamo di vaccino antinfluenzale e della campagna per la prevenzione della malattia stagionale. Quest'anno si è investito molto per farla perché si teme di confonderla con il Covid-19 e quindi si ritiene necessario ridurre al minimo i casi. Vi do subito in partenza qualche numero, qualche dato. Pensate che le dosi richieste all'industria sono state quasi 17 milioni e parliamo di circa 7 milioni in più di quelle utilizzate l'anno scorso, ma in certe zone del paese le autorità sanitarie sono anche disponibili ad acquistarne di più. In tempi di coronavirus, naturalmente, il vaccino antinfluenzale ha anche un valore aggiunto, se vogliamo dirla in questo modo, perché diventa un vantaggio aggiuntivo per una diagnosi che possa essere differenziale e sempre più efficace. Noi cercheremo in questo spazio di dare dei cenni informativi per capirne di più, anche per sfatare, se volete, dei miti che ruotano intorno al vaccino antinfluenzale. E lo facciamo aiutati dal professor Fabrizio Pregliasco, virologo. Bentrovato, professore, grazie per essere con noi. È un piacere essere con voi, anche se in un intervallo fra due impegni e quindi un po' al volo. Diciamo che è indubbiamente un periodo molto indaffarato e trafficato sia per la stagione che notoriamente porta al picco dell'influenza, quella normale, la definisco così perché ormai siamo soliti parlare di Covid, ma anche appunto legata al contesto del coronavirus. Io, se è d'accordo, professore, partirei proprio con quelle domande che di solito si sentono fare intorno al vaccino antinfluenzale e che si ripropongono ogni anno. La prima è proprio questa. Qual è il periodo giusto per vaccinarsi? È importante farla, la vaccinazione è un'opportunità per tutti, la si può realizzare direi entro la metà di dicembre, si può fare anche dopo, ma sappiamo che l'influenza si scatena in genere da Natale in poi, quindi il periodo migliore va da metà ottobre fino a metà dicembre. A questo punto le chiedo subito, professore, chi sono le persone a cui viene consigliato di fare il vaccino antinfluenzale, magari anche sottolineando le differenze rispetto ai consigli che si sono sempre dati e i consigli invece che si danno quest'anno con l'emergenza coronavirus. Io, come ogni anno, anche insieme abbiamo sempre detto fondamentale eseguire la vaccinazione per tutti e diventa molto più stringente per le persone a rischio di qualsiasi età, per chi è più avanti con gli anni. E quest'anno però diventa un elemento ancora più importante un po' per la gran parte della popolazione. Quest'anno si comincia dai 60 anni come disponibilità gratuita da parte del Servizio Sanitario Nazionale anche per i bimbi fino a 6 anni e poi come sempre i soggetti a rischio di qualsiasi età con problemi cardiaci e Ecco, è giusto collegarle, stavo chiedendo proprio dei bambini, quindi anche ai bambini viene consigliata quest'anno, solo una specifica su questo. normalmente non si dava questa indicazione, quest'anno dai 6 mesi ai 6 anni l'indicazione c'è proprio perché i bimbi possono essere i diffusori di queste forme. Le stavo chiedendo un'altra questione proprio legata al contesto del coronavirus. È sbagliato legare le due cose, cioè dire che in tempi di coronavirus è ancora più corretto fare il vaccino antinfluenzale? Perché per esempio ci sono persone che non l'hanno mai fatto, invece queste persone dovrebbero farlo quest'anno. Usiamo sempre il condizionale perché un'altra cosa da dire è che non è obbligatorio il vaccino antinfluenzale. Sì, il vaccino antinfluenzale è raccomandato, vale la pena quest'anno proprio perché lo sappiamo, l'abbiamo ben capito, la sintomatologia del Covid assomiglia a quella del coronavirus, in più subire, come è possibile, anche le due infezioni non è cosa piacevole rispetto alla prognosi, quindi davvero quest'anno vale assolutamente la pena per tutti vaccinarsi. Sarà importante farlo con calma. Speriamo di poter avere dosi sufficienti perché c'è una limitazione a livello internazionale nella quantità di dosi disponibili, perché la pianificazione della vaccinazione è avvenuta prima dell'inizio della pandemia e quindi le aziende non hanno potuto rinforzare, diciamo così, in modo massivo la produzione. Anche per una diagnosi differenziale il vaccino antinfluenzale, perché banalmente se si è vaccinati per l'influenza stagionale, diciamo così, se ci si ammala è più probabile che possa essere coronavirus? Metto un punto di domanda anche qui.
Sì, assolutamente. La vaccinazione non protegge totalmente dalle infezioni respiratorie. Ricordiamo che non c'è solo la vera influenza, ma tanti altri virus che possono infastidirci, soprattutto nel periodo, diciamo, autunnale e poi in quello inizio primavera. Con tantissimi virus, ce ne sono più di 262. Però il grosso della patologia ovviamente è dovuta al virus influenzale. Questi vaccini hanno una grande capacità di ridurre la possibilità di incorrere in influenza e poi anche di ridurre quegli effetti pesanti che la stessa influenza ha, perché il coronavirus ci ha fatto vedere che questo virus, se vuoi un po' banale, ma comunque grave nei suoi effetti, soprattutto quando si è diffuso come è stato durante il nostro primavera e estate, ma anche l'influenza crea dei guai, quindi davvero ricordiamoci di questa vaccinazione quest'anno più di sempre. Ecco, professore, per chi è non contro il vaccino, attenzione, perché noi stiamo comunque cercando di capire e quindi non di dare per assodato che il vaccino non serva, anzi, stiamo cercando di spiegare perché in questo contesto può servire di più. Ma per chi ha paura in qualche modo a fare il vaccino, lei cosa risponde? Il vaccino antinfluenzale è sfrutta una tecnologia che ormai è stata messa a punto da anni. Gli effetti collaterali sono assolutamente irrisori, un 1% delle persone può avere un po' di febbricola che passa nell'arco di un giorno o due e il 10% dolore nel punto di nodulo. Effetti più pesanti assolutamente al di sotto del valore di 1 a 10 milioni e sicuramente ben inferiori rispetto al rischio invece, come dicevamo, di una patologia che può sembrare banale, lo è nella stragrande maggioranza dei casi, ma può determinare complicanze e morte. Allora, qualche informazione pratica anche, professore. Dove si può fare il vaccino e, stessa domanda, insomma, domanda nella domanda, si può fare anche in farmacia? In farmacia non è previsto, salvo nel Lazio, dove si sono organizzati con la presenza del medico. Qui c'è un po' una bagarre fra farmacisti e medici rispetto a chi deve somministrare il vaccino. È chiaro che ad oggi ci vuole un sanitario, un infermiere con una supervisione del medico, oppure un medico stesso, però appunto è importante riuscire a ottenere questo vaccino e chiedere la collaborazione del proprio medico di famiglia. E quanti giorni ci vogliono affinché il vaccino faccia effetto? Cioè quando siamo, come dire, completamente coperti dal rischio di contrarre l'influenza stagionale? 10 giorni per avere una copertura, per 6-8 mesi. Sicuramente efficace, sicuro e con pochissimi effetti collaterali, direi usiamolo con maggior frequenza e approcciamoci con tranquillità. Un altro cenno che è di importanza comunque strategica per comprendere l'efficacia del vaccino, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per avere una buona copertura che abbassi quindi nettamente, insomma il senso è quello, la circolazione del virus, bisognerebbe raggiungere almeno il 75% delle persone a rischio. Ovviamente l'ideale è arrivare al 90-95%, ma questi numeri sono possibili, professore? Partiamo da una base non molto alta. In questi anni c'era stato un po' di disaffezione contro i vaccini in generale, contro il vaccino dopo le polemiche sull'influenza H1N1. Siamo l'anno scorso a un valore che non supera il 50% negli ultra 65. Pensiamo e speriamo che quest'anno si arrivi a una quota ben superiore. Io spero la massima possibile. Ultima cosa, fino a quando è possibile vaccinarsi? Non c'è limite per la vaccinazione, come dicevo il periodo migliore è farlo entro la metà di dicembre perché ci aspettiamo la stagione influenzale vera e propria da Natale in poi, si può fare anche dopo ma tenendo conto appunto dei 10 giorni necessari a essere protetti, se è scoppiata l'epidemia influenzale l'efficacia è minore ma si può assolutamente fare, ma facciamolo con calma entro metà dicembre, il periodo giusto. In realtà un'ultimissima domanda, mi perdoni professore, ma è necessaria in questo periodo di coronavirus e con tutte le paure che circolano intorno al Covid-19, facendo il vaccino antinfluenzale si abbatte anche il rischio di contrarre il coronavirus o non c'entra proprio niente? Ci sono degli studi che dicono che rinforza le difese immunitarie e riduce anche la possibilità di infezione dal Covid. Sono studi ancora da confermare, ma rimarcano l'opportunità e l'importanza in quest'anno di Covid di vaccinarsi contro l'influenza. Grazie al professor Fabrizio Pregliasco allora per l'aiuto e per averci aiutato appunto a capire di più rispetto al vaccino antinfluenzale e buon lavoro professore. E naturalmente ringrazio e saluto anche voi, queste sono le pillole formative e informative di Le Fonti TV, ci vediamo alla prossima.